Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Vianauta al nuovo episodio di questa serie di Stellaris. Alla fine che ho fatto? Ho messo a costruire il cippo? Sì, l'ho fatto. Non so fino a che punto convenga, perché effettivamente mi conviene già fare un'altra nave coloniale e vedere un po' che cosa succede. Che forse qualche altro mio dovremmo prenderlo. Qui non c'è nulla da prendere. Potremmo fare un'altra stazione orbitante qua. O qui forse è meglio, c'è più energia. Ok, costruzione completa, nave da costruzione per l'appunto. Allora, qui ci sarebbe da prendere un'altra stazione mineraria. Ammantiamo un po' di crediti. Questo pure è un bel sistema. Sta uscendo bene. Dovremmo andare a fare una ricognizione anche qua. Ok, sta nave ci mette una vita. Ah, è arrivata finalmente. Quindi riusciamo a fare pure quest'altra famosa cosa qui. 4 mesi per sblocca funzione assistenza alla ricerca. Quindi le System survey complete. navi scientifica. Allora, dov'è? Siamo qua. Non lo so, questa è una zona che comunque tra un po' ce la risucchiano, però andiamo a fare ispezione. Vediamo se vale la pena. Ok, quindi questa sta costruendo finalmente, quindi tra un po' va anche abbastanza veloce, eh? Tra un po' saremo capaci di studiare i signori qua. Vediamo un po', superficie. Avian, quindi sono uccelli. Ok, nave da costruzione qui ha fatto. Infatti, in questo momento mi rendo conto che ho fatto una cazzata. Ho sprecato semplicemente dei minerali perché avrei potuto mettere a fare una nave coloniale. Però vabbè, magari possiamo anche un po' sfruttare i vari posti qua in giro. Research Potremmo costruire complete. uno spazioporto. Quante cose. Nuova ricerca. Allora. Velocità di ispezione più 15% non mi serve ormai, abbiamo ispezionato praticamente tutto. Robustezza fortificazione planetaria più 20%, non male. Ok, facciamo questa. Chiudi. Good work. Our new observation post has come online. Ok, quindi l'abbiamo fatta. Stazione di ricerca. Nave System survey complete. da costruzione fatta. Quindi adesso questo ha fatto e non abbiamo, come detto, i crediti per far nulla. Allora, qua abbiamo fatto un'altra ricognizione. Questo non l'abbiamo ispezionato, notato. Questa mo senza fare un cavolo, dobbiamo aspettare i punti. Ne vogliono almeno 90. Research complete. Vai. Ok, sblocca pop creabile robot. Nuova ricerca. Capacità stoccaggio minerale 1000. Siluri spaziali, capacità stoccaggio minerale 2000. Continui per corvette. Rete mineraria 2. Vabbè. Allora, una cosa che io non ho mai capito è come diavolo. Qui ci sarebbe da sfruttarla questa. Come diavolo si mettevano i pop? Mi ricordo che me l'aveva pure detto Andrew. Eccoli qua, costruisci robot, 50 mineral, c'è 50 energia. Ok. Quindi potrei costruire un po' qua. C'è un robot. Non
ce lo posso costruire più. System survey complete. Research complete. Costruisci robot. Vai. Anomaly found. Construction complete. Sì, studiala. Allora, costruzione completata qua. Ok, fatto una cazzata. Doppia nave non serve praticamente. Non ce la faccio a mettere i soldi da parte per fare il tutto. Ma qui non posso costruire più nulla. Dovrei fare solo una stazione d'osservazione. Forse sarebbe il caso. Avamposto di frontiera. Ci vogliono ancora dei minerali, vai. Però perderemo uno di... Però stiamo facendo più tre. Normale. Qui che succede? Hai finito? No, non è finito. Qui è finito. Ah, che schifo di sistema. Da una parte è buono così. Ispeziona pure. Ok, raccolta campione alieno. Il direttore del museo di esobiologia di Terra ha inviato una richiesta per l'acquisizione di diversi esemplari vivi. Sono stati individuati i pianeti natali di questa specie, ma risultano piuttosto ardue da catturare. La missione richiediamo il supporto di una nave scientifica e parecchio tempo. Inizia la catena di eventi acquisizione specie aliene. Sì. Situation log updated. Ok, vediamo. Artefatti della prima alleanza 06. Acquisizione, eccole qua. Dov'è? Traccia sulla mappa. Buono. Quindi uno ci possiamo andare. Due ci possiamo andare. Tre ci possiamo andare. Sì, è nostro. 4, sì. 5, sì, alleato. Questo non ho visto dov'è. Ok, Alfa Centauri. Buono, sono tutti i sistemi che possiamo raggiungere. E anche questo, quindi probabilmente converrebbe venire prima... Allora, che cosa dobbiamo fare in questa missione? Queste missioni mi ricordo che erano impossibili. Allora, scienziato presente, scienziato di livello 3 o maggiore. Ok, raggiungi, vai qua. E... siamo già in un sistema puro. No, non siamo in un sistema puro. Quindi vieni subito qua. Progetti di ricerca in sistema, vai. Nave da costruzione, pronta. Che vogliamo fare qua? Una stazione, un avamposto di sistema. Saranno ancora 6 minerali, quindi prossimo mese. Ok. I fitti vegetali di Falmir II reagiscono alle sonde esplorative della UNS Zheng He, distruggendole con una violenza spettacolare. Ok. Dato che i potenti tralci si protendono per raggiungere la nave, molto più in alto, la relativa assenza di vita animale sul pianeta inizia ad avere un senso. È stato sviluppato un progetto speciale per ulteriori studi sulla flora del pianeta. Ok, quindi abbiamo un'altra missione. Oh, la famo. Avamposto di frontiera. Costruisci. Nave da costruzione, questa sta ferma. Allora, qui. Spostati. Ci veniamo a prendere i crediti. Anche se io voglio costruire più uno spazioporto ora, dai. Io sta nave congeda. Risparmio e non la dovevo comprare. Ho perso un paio di mesi di minerali, fa nulla. Devo mettere da parte i soldi. Allora, qua abbiamo finito la ricerca. Perfetto, che cosa possiamo sbloccare? Quelle che costano di meno sono catene montuose e alghe tossiche. Allora, se non sbaglio, qui c'avevamo le catene montuose, ma anche le alghe tossiche. Quindi abbiamo... catene montuose con la ricerca e alghe tossiche con minerali, mi sa le alghe tossiche. Allora cerchiamo le alghe tossiche. Estensione confini è bella, ma alghe tossiche per sfruttare il nostro pianeta su cui stiamo è meglio. Observation posts house teams of scientists conducting research and remotely observing primitive species on the planets they orbit. Ok. Quindi siamo qua, osservazione passiva, entrate mensili 3, questa 6, una di queste opzioni deve essere vera. Ossia politica studio attivo dei nativi, non ce l'abbiamo. Questa
Uscite mensili 5 e 5, però ci si sforza per elevare rapidamente i nativi fino all'era spaziale. No, perché spendere? Ci frega. Studiamoli e basta. Ok. Se qua che sta costruendo questa un avamposto era. Ok. Magari riusciamo a bloccare questi e prima o poi forse a far fuori pure questi. System survey complete. System survey complete. Sistema da fa schifo. Qui c'è un progetto di ricerca, vai. Qui lo stiamo facendo il progetto. Ah, 10%, perfetto. C'è ancora un'anomalia da 3. Forse è il caso di ricercarla. Una cosa che comunque sulla mappa non hanno messo è dove stanno sti pianeti con le cose primitive. Perché qui vedevamo solo il pianeta abitabile, se non ricordo male. Paccalino sta mandando avanti e indietro cosa? Allora, gli Zulk sono simili a molti altri insetti, caratterizzati da dimensioni inusuali. Si nutrono di substrati inorganici come rocce e minerali. Una delle navette della UNS Gagarin ha subito danni notevoli quando, passando inavvertitamente attraverso un grande sciame, ha attirato vari Zulkar che hanno cominciato a nutrirsi delle lami dello scafo. Il museo di esabiologia di Terra ha già iniziato a predisporre alcune celle di contenimento per accogliere degli esemplari. Dice che è danneggiata, non sembra. Potrebbe essere aggiornata, volendo. Qui che cosa abbiamo? Abbiamo finito? Abbiamo finito. Grande. Ok, quindi qua facciamo le stazioni minerarie. No! Volevo fare prima qui lo spazioporto. Ok, possiamo fare solo quello. Perfetto. Torniamo sulla nave da costruzione. 2, 2 e 3. 3 di energia, però prima i minerali. Non possiamo ancora. Orbita, vai. Questa è una nave scientifica che sta perdendo tempo. La Gagarin, che stava qui sotto. Fatto. Qui c'è un altro progetto. Qua. Vai, progetti di ricerca nel sistema. La nave costruzione sta perdendo tempo. Vai, stazione mineraria. Già abbiamo più 20. Abbiamo solo messo a costruire lo spazioporto. Già ci ha dato più 6. Strana sta cosa. Robustezza fortificazione pianeta più 20%. Ok. Velocità sviluppo colonia 25. Capacità stoccaggio energia. Qual è il massimo di energia? 2,5. Sblocca componente semiterra. Intercettazione. Mi sa che sviluppo colonia non è male, visto che abbiamo una sola colonia per il momento. E sicuramente ne dovremmo fare un'altra subito. Pianeta Terra. Vorrei mettere a fare un'altra corvette. 78 crediti. Fatto. Perfetto. La nave da costruzione ha quasi finito. Ricerca completata. Macello. Allora. Pausa. Il Tassargoid è un predatore estremamente letale che di notte infesta le fitte giungle di Olbers Terzo. Paralizza le sue prede con scosse elettriche prima di succhiarne il cervello attraverso una robusta bocca a sifone. Purtroppo, tre dei membri dell'equipaggio della UNS Zeng ne sono stati uccisi. UNS Zeng E. Sono stati uccisi prima che l'esemplare fosse messo in sicurezza. Il Museo di Esobiologia di Terra varierà il nome di una delle sue nuove sezioni per onorare la memoria di questi intrepidi esploratori. Ricerca sociale più 132 punti. Grande, un bel progetto questo, eh. Nuova ricerca su fratturazione geotermica. Capacità di stoccaggio minore più 1000, buono. Allora, sblocco propulsore al plasma. Utilizzando una forma avanzata di propulsore elettrica, i propulsori al plasma forniscono alle navi grande velocità subluminale e buona manovrabilità. Missili e siluri. Capacità di stoccaggio minerali. Sì, missili e siluri, è ora di potenziarci un po' a livello militare.
Allora, nave da costruzione. Non stai a far niente. Ti mettiamo a prendere questi tre di energia. Che possono servire. Nave scientifica, non stai facendo nulla. Progetto di ricerca. Ua. Vai. Qui che ci abbiamo? Questo scade? Ok, quindi lo faremo un dì. Qui dove siamo stati assaliti dai vegetali. Ah, la costruzione è velocissima. Lo spazioporto è quasi pronto. Perfetto, ho fatto anche questo. Nave da costruzione ha fatto già. Ok, e altri minerali. Vai. Mettiamo su sistema tutto. Special project complete. Ok, dopo una lunga ricerca tra i fondali di Ascella Illa, utilizzando una piccola flotta di mini sottomarini, l'equipaggio dell'ONS Gagarin è finalmente riuscito a finalizzare la cattura di un campione piuttosto. Qui si stanno allargando questi, eh? Ok. Un campione piuttosto sfuggente, un Tablak vivo. La sigillante creatura si difende mettendo deboli impulsi psionici che producono un senso di terrore nella maggior parte degli esseri organici. Siamo riusciti a portarla a bordo della nave scientifica, in un serbatoio d'acqua speciale che simula il suo ambiente naturale. I membri dell'equipaggio dell'ONS Gagarin venuti a diretto contatto con la natura ne hanno pagato le spese, ma la missione è stata un successo. Insomma, stiamo facendo un casino. Sociologia ancora, eh? Quindi qua c'è un altro progetto? No. Abbiamo fatto tutti? Manca questo. Progetto di ricerca. Vai. Anzi, non ci voglio molto questo, questi tre. Bella sfida. Comunque, il fatto che in italiano aggiunge tantissimo tutta questa cosa degli eventi, noi non leggendola come italiani, almeno io non la leggevo durante la registrazione delle serie, il gioco perdeva tanto effettivamente. Invece così è bello, no? Non leggevo perché leggere e tradurre contemporaneamente è un dramma, cioè. È durissima. Ho 13 navi su 21. Mi sa che quella cosa del Special mandato project adesso complete. è andata a farsi friggere di nuovo. Quindi abbiamo i soldi per farlo. Spazioporto. Spostati un attimo. 1, 2, 3, 4, 5. 4 per il momento. Quindi 4, 3, 17. Se fossero 20, 16 basterebbero, forse 17 pure. Allora, i piccoli roditori nativi di Avio Primus, noti come con il nome di Orinti, vivono in un habitat che si estende attraverso la maggior parte delle regioni climatiche del pianeta. Si riproducono ad un ritmo estremamente rapido e sembrano possedere una particolare predilizione per la masticazione dei cavi elettrici. La loro cottura, no, cattura non è stata problematica, anzi, sembra quasi che ci chiedesse spontaneamente un passaggio su una nave. Perché siamo così richiesti da, perché siano così richiesti dal museo resta davvero un mistero. Va bene. Altri punti, nave scientifica. A fare nave scientifica in verità, che è questa. Vieni a fare il progetto qua, a posto, quindi ci siamo e stiamo ricercando gli ultimi due. Boom. Questa poi, questa missione qua non era manco completabile per via del fatto che c'erano i confini chiusi di default ed era un casino ottenere l'ingresso. Non so come si faccia, come abbiano fatto a rilasciare il gioco con quelle mancanze con cui fu rilasciato, sinceramente, cioè non me lo spiego ancora oggi. Allora, possiamo ancora sfruttare questi due sistemi e questo sistema. Sfruttiamo questo, cominciamo a spostarci. E basta, possiamo sfruttare solo questi. A livello... Qui come siamo messi? 384. Ma comunque siamo ancora Special debolucci, project complete. eh. Ok, abbiamo finito un altro progetto. Gli Sniran sono grandi creature scavatrici che vivono sotto le dune dei vasti deserti equatoriali di Alpha Centauri.
Quando questi predatori percepiscono del movimento sul manto sabbioso, innalzano da sottosopra decine di robusti aculei nella speranza di infilzare qualcosa di commestibile. La loro cattura non è stata semplice finché non abbiamo spedito centinaia di droni telecomandati nel deserto in direzioni casuali. Questo ha consentito la localizzazione di prelievo di un campione particolarmente grande con centinaia di terribili aculei sul dorso. Quindi altri punti. Allora, aspettate un attimo, che cosa volevo vedere? Nulla, perché i punti vanno. Quindi adesso con la nave di costruzione vado bene, riesco a mettere i punti da parte. Due erano troppe, cioè, ma azzeravano i minerali ogni 3x2. Infatti, costruzione fatta. Qua e qua. Quindi costruzione fatta qui sulla terra, immagino. Incoming transmission. Quindi posso 1, 2. Ok, questa proposta di verrà rifiutata. Accordo commerciale. Carte stellari, carte stellari. Durata accordo in anni. Non. Non dura? Vabbè, accettiamo. Vai. Questo ci porta alla visibilità di cose. Questi io non l'ho studiati. Allora. Qua ci sono pieni di abitabili, che ci avevo Special fatto caso project io. complete. Quindi ci dovremmo spingere lassù. Quindi probabilmente dovrei mettere pure. Qui non possiamo, c'è un buco nero. Però forse qua sì, però tra un po' ci arriviamo. Forse qua dovremmo mettere una stazione, però poi. Non lo so. Un casino. Cioè, questi vanno attaccati. Questo è il loro sistema, se non sbaglio, sì. Allora, mandria di Gulanta catturata. I Gulanta sono grandi erbivori che durante la loro evoluzione hanno sviluppato sacche interne piene di gas, grazie alle quali si librano a pochi centimetri dal suolo, si muovono in branchi con posti da poche decine di esemplari e si nutrono dei muschi e dei licheni che abbandonano sulle pianure ventose di Illimor II. Vengono spietatamente cacciati dai predatori ed i biologi della ONS Zhangye stimano che il numero mondiale, scusate, mondiale di mandrie rimanenti vada riducendosi di giorno in giorno. Una di queste, composta da 9 esemplari, è stata messa in sicurezza per la sua stata sulla Terra. Allora, quindi una nave scientifica adesso non ha nulla da fare. Qui c'è il tizio che ha 4. C'è il tizio che ha 4. Qui c'era un'altra missione da fare e la andiamo a fare. Poi c'era un'anomalia da qualche parte, ce n'è più di una. Magari ci mandiamo il tizio. Tizio formaggio da 5. Sì, ci Construction manderemo lui. complete. Costruzione completa, qui sono le navi. Giusto, terra. Siamo a 19, 20 e 21, quindi siamo al massimo di nuovo. Elezioni. Ce l'abbiamo fatta a fare il mandato, penso di sì. Ok, quindi abbiamo un nuovo mandato. Ok, secondo il mandato di presidente Guglielmo Balista, stiamo utilizzando attualmente almeno il 75% della nostra capacità. No, cioè, pelo pelo, non ci ho fatto manco caso che stesse finendo. Capacità 3 è bastarda. Allora, qui dice, il presidente Guglielmo Balista è stato eletto con l'obiettivo di incrementare la produzione tecnologica costruendo stazioni di ricerca nell'orbita dei pianeti idonei. Ok, 4 stazioni di ricerca, perfetto. Ne stiamo già costruendo una. Boom. Quindi dovremo costruire stazioni di ricerca adesso. Volete queste? Io questo vi do. Stazioni di ricerca, ci dobbiamo spostare prima. Special project complete. Ok, l'equipaggio della UNS Gagarin è riuscito a prelevare un piccolo gruppo di Udloran dalla superficie ghiacciata di Alpha Centauri IV. Questi bianchi onnivori pelosi si avvolgono a palla e rotolano sulla neve a velocità sorprendenti. Uno di essi ha raggiunto gli 80 km/h. La loro presenza è facilmente rilevabile, dato che durante i loro spostamenti sollevano buffi sprazzi di neve. Sta per finire l'episodio.
abbiamo finito più di uno. Tutti i campioni richiesti dal museo di esobiologia sono stati prelevati. Il museo è cresciuto fino a diventare una struttura enorme in cui vengono utilizzati generatori di gravità artificiale e processori atmosferici per simulare gli ambienti di oltre una dozzina di pianeti. I visitatori occorrono da tutto l'impero, ecco, per ammirare le sue meraviglie. Quindi guadagno ricerca sociologica. Ah, bello. Guadagno crediti energetici. Andiamo oltre la soglia, sì, mi sa. Quindi sprecheremmo un po'. Non c'è un modo per spenderli, mi sa. E pigliamo un po' di cosa. Ah no, non andiamo oltre. Ok, siamo a zero con la manutenzione. Quindi dovrei un po' fare qualcosa. Qui ce ne sono due. Qui ce ne sarebbero sei, ma non ci arriveremo semplicemente adesso. Poi sui pianeti probabilmente dovrò sfruttare un po' di più. Vediamo un po' sui pianeti. Terra. Superficie. No, questo è sfruttato. Questo è sfruttato. Questo è sfruttato. Questo è sfruttato. Non so se posso cominciare a potenziare. Questo posso potenziare volendo. Quindi potrei potenziare quelli minerali. Però al momento non ho grossi problemi con i minerali. Qui mi sa che dovrò costruire la centrale elettrica e perdere un minerale. Non male. Potrei liberarsi due posti. Magari lo facciamo. Potrei. Ah, nulla. Per il momento, perché devo costruire le stazioni. Mi sono dimenticato. Va bene. Vi ringrazio, ragazzi, come sempre, dell'attenzione. Noi ci vediamo nei prossimi episodi.